Giovanni si potrebbe paragonare in un piccolo Ferrero di Alba che per i suoi dipendenti ha sempre fatto di tutto. Aneddoto che ricordo proprio come un sogno. Una sera l'ingegner Bongiani arriva nel mio ufficio e vede che avevo due o tre luci accese, no? E mi ha rimproverato, mi ha detto non è il caso di sprecare, no? Poco tempo dopo ho letto sui giornali che aveva lasciato una quantità enorme di soldi per comprare la TAC all'ospedale di Fossano. FOMB per Fossano è stata una fabbrica determinante per il lavoro di tante famiglie, di tante persone, per me, per mio padre, per i miei amici che con fratelli hanno lavorato lì dentro per tanti anni. È stata una fabbrica indispensabile per questa città. Sono entrato come apprendista, operaio, e poi col passare degli anni, quella era una fabbrica che bastava fare il proprio dovere, potevi solo migliorare, e mi sono congedato da impiegato. Ti presentavi che eri il figlio di un dipendente, il fratello di un dipendente, era un biglietto da visita molto gradito. Ed eri favorito rispetto alle altre persone. E nell'ambiente della fonderia ci sono delle persone molto specializzate, perché chi fa le miscele, chi fa il chimico, ci sono dei lavori molto, molto specializzati, molto quotati. E ai suoi tempi arrivavano i meridionali che là non avevano lavoro, erano abituati tantissimi già a lavorare nelle miniere e in lavori molto faticosi, e sono quelli che forse hanno salvato la nostra industria per ospitare questa gente che arrivava da lontano. L'ingegner Bongiovanni ha costruito 4 case proprio per loro, con una 50ina di alloggi in affitto a costo molto agevolato.